La pace è quando i miei compagni fanno silenzio. La pace è quando sono soletta nella mia oletta. La pace è quando la saluto i miei amici con il 5 della mano. La pace è quando distribuisco i quaderni e sono tutti contenti. Piazza del Popolo a Ravenna invasa dalla carovana dei pacifici, ultima tappa del progetto Costruiamo la Pace, al quale hanno partecipato tutti gli istituti comprensivi della città. Il progetto nasce da un'idea di Roberto Papetti alla Casa delle Arti e del Gioco e negli anni si è diffuso in tutto il mondo. In piazza, oltre alla carovana costruita dai bambini, anche le letture delle poesie scritte dalle classi. L'appuntamento di lunedì è reinserito all'interno del Festival delle Culture. È un'iniziativa che si inserisce nel Festival delle Culture edizione 2024. È un tema molto importante ed è un evento che vede la collaborazione appunto delle scuole di Ravenna, che è qualcosa in cui il Comune di Ravenna crede molto per la sensibilizzazione dei ragazzi su il tema della pace e quindi la necessità di cominciare, diciamo, a lavorare con quelli che saranno i cittadini del domani per costruire effettivamente un mondo più pacifico e più consapevole anche della diversità che è presente all'interno del mondo e all'interno della nostra stessa comunità ravennate. Libri, non guerre, i numeri purtroppo parlano chiaro. Parlano chiaro, guarda, 468 milioni di bambini vivono in zone di guerra e moltissimi muoiono. Per cui insegnanti della rete di cooperazione educativa, ispirati dal grande maestro Mario Lodi, Don Milani, i grandi della scuola del dopoguerra, hanno cominciato a pensare che bisognava portare qualche progetto di educazione alla pace nelle scuole. E allora è nata la Carovana dei Pacifici, come puoi vedere, che poi è diventato anche un libro dove sono raccolte esperienze di questi laboratori che i bambini stanno facendo un po' in tutta Italia, ma adesso in tutto il mondo, perché sappiamo che li hanno fatti in Giappone, in Afghanistan, state fatti anche in Palestina prima della guerra, di questa guerra in atto, ma li hanno fatti in Francia, in America, addirittura in Africa, anche in Amazzonia. Praticamente consiste nel ragionare, nel far ragionare, nel lavorare con i bambini per cercare di capire come si può risolvere il conflitto. E come si comincia e come si lavora? Si comincia dando i nomi alle cose che succedono, ai protagonisti, fino a trovare i modi, le azioni, i compromessi che ti aiutano a risolvere il conflitto. Dopodiché i bambini di questi laboratori leggono una poesia di Borges, si chiama I Giusti, che è una poesia molto bella, che dà un'idea dell'uomo di pace o del giusto, di chi comincia lavorando per sé e poi insieme ad altri, ma senza farsi conoscere, fa quelle cose che lo portano a vivere in pace nel mondo e a portare la pace, l'idea di pace. L'ultimo verso di questa poesia dice: tutte queste persone che lavorano per la pace, pur non conoscendosi, stanno salvando il mondo. Sono proprio le persone più anonime, la qualunquità, diciamo, dell'uomo che comincia a collaborare con sé, poi incontra l'altro, poi incontra la comunità degli altri, poi incontra l'articolo 11 della Costituzione italiana. Questi laboratori poi si concretizzano nelle scuole con la costruzione di un piccolo pacifico, di un omino di pace, dove ogni bambino rappresenta se stesso e dietro scrive un verso di una poesia di classe sui pacifici di classe. Ora noi stamattina vengono esposti 1500 pupazzetti di 1500 bambini di Ravenna che hanno partecipato a questo laboratorio scolastico che è durato un anno praticamente. Se tutti saranno pacifici, la guerra comincerà a sparire. Io sono pacifico se non causo guerre. Io sono pacifica quando aiuto le persone che si sentono in difficoltà o stanno soffrendo. Il pacifico aiuta gli altri e si prende cura dell'ambiente. Che cos'è Riti e che attività avete fatto nelle scuole? Riti è una specie di osservatorio che l'abbiamo. Praticamente l'idea è stata del comune al tempo della Valentina Morigina e di creare un gruppo di persone che guardassero in giro per vedere i problemi di Ravenna e del territorio ravennate relativi all'immigrazione e all'integrazione. Praticamente noi abbiamo contatti con, e tra noi ci sono le varie associazioni del territorio, i comitati cittadini,
le scuole, eccetera, per vedere quali sono i problemi della città e portare questi problemi, sempre relativi alle, per la relativa all'integrazione e all'immigrazione, e portare questi problemi al comune. E il comune, insieme al comune, cercare di risolverli. Siamo una specie di filtro, diciamo, di osservatorio, ecco.